Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video di Personal Royal. Siamo con l'episodio 66. Non credo riusciremo a finire il palazzo di Haru oggi. Penso che lo finiremo nel prossimo. Forse qua arriviamo poco prima di trovare il tesoro. Quindi poi troveremo il tesoro con Linkard e affrontiamo il boss. Detto questo, mi trovate qui perché ero partito, non stavo registrando e stavo uscendo dalla safe room per andare avanti. Ho detto cazzo, aspetta che faccio partire la registrazione. Quindi è il 66, vero? Mi avete fatto venire il dubbio? Sì. E ok, go go go. No, noi arrivavamo da qua sopra, non ce l'avamo andati. Andiamo a vedere. Eccolo qua, un seme della bramosia, percepisce Morgana. Cioè, forse state tutti calmissimi. Allora, da qua si scende. Andiamo avanti di qua. Allora, forziere. Seme della bramosia sarà di qua. Per forza. E infatti già da qua lo vediamo. Se è possibile disattivare da qualche parte. Cioè non so, ci cagate il cazzo anche con sta storia? Già li devo trovare. Poi mi metti pure i laser della sicurezza. Quindi dobbiamo trovare dove disattivarli. Salta giù. Questa era la safe room. Quanto è buio. Andiamo avanti a cercare sti laser. Dove disattivarli? Escape to Utopia 計画。数か従業員の連中、なんか動き変じゃねえか？ Stanno collassando. 残念ながら、ユートピアってイメージとは正反対の光景ね。 このコンベアと人の配置、うちの会社のバンズ工場、そんな。少なくとも奥村はこう考えているわけか。ノワールにはすまないが、控えめに言って非道だな。ダビロアトローチ。ストーリー実らんど。行くぜ。 Trovato un cazzo, dobbiamo prima di andare avanti dobbiamo capire dove disattivare sti laser, che sarà qua per forza. E qua faremo parecchi avanti e indietro per zone che si raggiungeranno con i braccili meccanici. Non mi guardare, mi nascondo. Go go go. Dovevamo ricaricarci gli SP però. Lei ci manca se non sbaglio. Sì. Proviamole tutte. Proviamo con questa. No. Proviamo con questo. No, non me le ricordo le debolezze. Proviamo con questo. Ciao. E ci salutarono. Cosa non esiste il pannello di controllo del braccio meccanico? Attendere, prego. Continuiamo ad andare avanti, dovrebbe essere. Il tesoro deve essere oltre quella porta. Sarà un'altra di quelle porte. Cazzo. Purtroppo questo palazzo è quello che mi è piaciuto meno e quello che mi ricordo anche meno. Perché tipo la nave di Shido, eccetera. Faccio due sassicche.
quello lì si è scassato, me lo ricordavo, questa parte me la ricordavo. Pannello di controllo del braccio meccanico, possiamo usarlo per impostare la velocità a 3, 5, 10 rispetto al normale. Subito a 10. Voilà. Si è distrutto all'istante, ok, era 10, era 10 volte la velocità del normale, ma era fragile. È la prova di quanto vengono sfruttate queste macchine. Qualsiasi aumento dei carichi di lavoro avrebbe portato al collasso. Aspetta, non potremmo camminare su quel braccio danneggiato, proviamo a controllare. Sì, ma prima andiamo di là. Che se non sbaglio c'era della roba di là. Vediamo cosa è debole vento. A posto. Avevo letto male. Tacci mia. Ma scusa, che cazzo ho visto io? Era debole a questo. Minchia, Haru. Che mira di merda che c'hai, Haru. È fisico. Sarò scemo, eh. Lei vento, quindi prima facciamo il vento. Ed è morta. Tacci nostra. Non so che cazzo stavo guardando, ero convinto che erano deboli da tutt'altro. Che cazzo di stelle marine. Vabbè, oh, Mercurio, finalmente, ce ne mancano solo 11 adesso. Go, go, go. Fatto. Qua c'è una cosa dove arrampicarsi, ma dall'altra parte. Ah, vedi che mi ricordavo che erano due di qua. Ero convinto erano uno così e un tesoro, invece no, erano proprio due. Go, go, go. Allora, proviamo. Perfetto. Vediamo se riusciamo a fargli un tecnico. Non con lui. Tutto debole, ma non ha un tecnico. Oh. Medio, pesante. Vedete di morire tutti, perché tanto lui non possiamo prenderlo che è troppo forte. Carino. Anche il fosforo rosso ci mancava. Ogni turno in un'imboscata. Tanta roba. Cosa togliamo? Danno fisico pesante a tutti i nemici. Danno fisico medio a un nemico. Danno fisico pesante a un nemico. Questi sono da tenere. Vento da tenere, riduce le chance di essere colpiti da un critico. Il soggiogamento lui ce l'ha, sì.
Yap, zio. Mi spiace, ma ce ne abbiamo altri oltre ad Aru. I capelli non vedo l'ora di tagliarli, ci hanno rotto le palle. Ok. Quello mi sa che è per tornare indietro. Questo si alza. Ah no, perfetto. Ci andiamo subito. Oppa. Che zona è questa? Mi sa che mi sono perso, eh. No, ho capito dov'ero. Sull'altra. Invece noi usiamo di qua per andare qua. Eravamo qua noi, mi sa, sì. Allora, non può essere l'ultimo, ora che ci penso. Perché... non può essere l'ultimo, perché dovrebbe esserci un nemico davanti. Se fosse l'ultimo. Quindi ce n'è ancora uno da trovare. E infatti è il verde. Sì, bravi tutti. Io quasi quasi torno un attimo qua. Siamo qua. Bravi tutti. Usiamo un oggetto. Ce li abbiamo. Questi non si possono usare in battaglia, sono da usare nelle safe room. Vi consiglio di usarli, soprattutto sia nel palazzo di Futaba che qua, che nei prossimi. Vero che io li uso anche perché cerco di finire il palazzo la prima volta che ci entro, quindi perderci un giorno per il palazzo. Non si può risalire da quella parte, quindi go go go. Qua avevamo guardato tutto. Sì. Quindi siamo di qua. Ciao. C'è ancora lui. Grazie Futaba. Porca troia, l'ha mancato. Questo non ci conviene. Confusione a tutti i nemici. Oh, bene. Il fuoco lo blocca, perfetto. Tocca a te, caro Joker. Chi ci pigliamo? Riflette i fisici, è debole al fuoco, blocca blocca. Quindi prendiamo lei e proviamo luce. Gli ha fatto male. Vabbè dai. Ciao. Ciao caro, ciao. Buono il denaro. Buoni livelli. No, però non mi serve. Sono uscito bene, infatti. Me li ricordo a sprazzi questi. Qua dovrebbero esserci altri nemici, infatti. Diciamo che questo si leva dalle palle.
Fire. Ciao. Lei la vorrei catturare. Però qui esplode. Forse ci va bene, vediamo. No. Non c'è tanto bene. A volte hai solo voglia di esplodere. Media dama ci interessa. Rivista una quantità media di HP a tutti gli alleati. Qua ce n'è un altro, non mi guardare. Il fuoco blocca e manca tutti gli altri. Prima questo. Manca Bukatsu. Questo. Non credo che ci faccia parlare. Infatti. Se ne va. Cosa sarà? Livello 43? 45? Non lo so. Guardate, ora siamo più vicini. Sì, dopo una bella deviazione. Grazie per l'ovvio. Dopo facciamo, adesso con quello lì facciamo saltare quello e torniamo indietro per il tesoro. Anche perché qua c'è una... Non vorrei ricordarmi male, ma c'è una mini boss fight qua. Potrebbe essere. Stavamo perdendo quello, non l'avevamo visto. Go go go. Go go go. Vediamo un po' se c'è lei. Sì, ce ne sono due, bene. Allora li abbiamo provati. Ah, è debole al vento, è vero. A sto punto. No, li uccido così. Devo fare per forza questo. Perché se uso lui con la staffetta, noi i Joker fanno una brutta fine. 150 danni da vento, no. Vento, 50 danni da vento ce li abbiamo? No, qua. Qua. Perfetto. Donami il tuo potere. Vuoi parlare? Col cavolo. Non cederò il mio potere a uno sfigato come te, grazie. Ehi, mi hai fatto male. E adesso? Che faccio se mi resta la cicatrice?
Vai al chirurgo plastica, carina, però dobbiamo essere gentili, quindi. Aspetta, non me lo starai facendo per attirare la mia attenzione, eh? Beh, sappi che con me non attacca. Questa storia sta diventando una scocciatura e va bene, hai vinto tu. Adesso possiamo farla, finita? Mi dispiace. Sapevo che eri un umano in gamba. Ma vaffanculo, vabbè, c'è l'altra armatura. Peccato, peccato. Perché se li spaventi loro se ne vanno. Giustamente, eh. Peccato. Vai pure subito. Direi che è più forte, bene. Gira alle palle che c'è scappata. Mi ricordavo male. Ciao. Vediamo se la troviamo qua. Bel favore. Tu mi ricordo cos'è il deboli? E il deboli al fuoco. E il deboli al fuoco. Spero di non farti troppo male con questo. Donami il tuo potere. Quindi è questa la tua mossa? Allora credo che parlerò per primo. Poi sceglierò se aiutarti. Sai, fino ad ora ho vissuto sempre a modo mio, ma sapevo che un giorno mi si sarebbe ritorto tutto contro. Se devi uccidermi, ti chiedo solo di farlo in fretta. Non ti farò soffrire. Beh, lo apprezzerei di certo. È così divertente prendersela con un vecchio come me? A mio parere è molto più spassoso andare a caccia di giovani signorine. Vero. Non vorresti che fossi ancora un bel giovane adesso? Belfagor sul cesso è bellissimo. Però mi sa che abbiamo gli spazi pieni? No, sì. Ah, questo dobbiamo tenerlo. Questo lo teniamo. Dobbiamo tenerlo. Flavolos, possiamo andare via. Sì, via. Tanto l'avevamo fatto per passare, per andare avanti, quindi. Perfetto. Allora, qua, se non ricordo male, sono chiusi. Perché non è una porta, dovremmo andare da quella parte. Anche se riuscissimo a raggiungere quella pressa, ci sono sempre quei dannati laser di mezzo. Dobbiamo sistemare quelli prima di pensare alla pressa. Probabilmente sarà una bella seccatura, ma temo sia la nostra unica possibilità. Dobbiamo spegnere quei laser a infrarossi e disattivare la pressa idraulica. Proviamoci. Proviamo a cercare i comandi. Allora, questo era un dito al culo. Una maledizione. Ciao. Non ce l'hai, vero? Dobbiamo far così. Cioè, uno è rimasto su.
però complimenti a tutti, bravi. Cazzo. No, lei. Puoi parlare col cavolo, non cederò il mio potere a uno sfigato, ah, come prima. Il tuo odore ha un certo non so che, forse ho capito. È difficile a dirsi con quella maschera che indossi, ma secondo me sei proprio un bel ragazzo, così? L'abbiamo fatto arrabbiare. Oh, allora lo ammetti candidamente, ok. Adesso credo di aver capito che tipo di persona sei. Se gli altri continuano a dirmi che dovrei crescere e assumere un comportamento più adulto. Tu che ne pensi? Dici che hanno ragione? E poi voglio dire, cos'è che ti rende veramente più adulto? Non capisco cosa cerchi di dirmi, per caso un suggerimento? Chi era Lilin lei, se non sbaglio? Sì, Lilin. Al posto di chi la mettiamo? Ciao, uccellaccio. Mercurio, buono. Boh, non possiamo ucciderli tutti gli altri. Speravo ancora in fosforo o mercurio. Ho visto. Ecco i comandi per scegliere tra pausa, pranzo o straordinario non attribuito. Un momento, pausa? Davvero? Trovando il giusto pannello di controllo potremo superare. Madonna, era quella a tempo, quella pressa, fastidiosa. Mettiamocela tutta. Pausa? È l'ora della pausa. Secondi, non ci arriveremo mai. No, non ce la facciamo in 5 secondi arrivare. Scusate, mi sembrava strano. Pranzo. Tu vai da 30 secondi per il pranzo. È l'ora della pausa pranzo. Basta sbobo e ricarichiamoci con gioia. 30 secondi, vedi. Ok. Allora, visto che abbiamo tempo, facciamo fuori questo. Ciao.
anch'io. Perfetto. E loro vento. Troppo forte. Livello 40, bene. Questa è quella tutti media. Chance di infliggere così danno ghiaccio medio a tutti i nemici. Che era questo, danno ghiaccio medio a un nemico. Subito. Ciao. Ho fatto anche questo. Non c'è nient'altro da prendere, giusto? No. Così possono anche disattivare i laser. Conviene disattivare gli infrarossi prima di posizionare su pranzo. Possiamo superare quella pressa vogliamo, vero? Mica dobbiamo arrivare lì. Abbiamo poco tempo. E non ce la faremo perché dobbiamo andare a vedere di là cosa c'era. Beh, mi dovete muovere però. Che mi ha visto, non l'avevo proprio visto questo. Che male. E ci ha fatto scadere pure il tempo, tacci loro, vabbè. Qua avevamo questo che non eravamo andati a prendere. Che è per gli SP, quindi schifo, non ci fa. E non c'è nient'altro. Dai. Pranzo. Fatto. Quello di pure te. Pezzo di bollito. Terminata. Dietro non abbiamo lasciato niente. Qua nemmeno. E qua c'è questo.
Molto buono. Addio. Tu vuoi gli attacchi nucleari? Se li diamo subito. Non abbiamo niente, maledetti sacri elettrici, psicocinetici. Elettrici, vento, ghiaccio, fuoco. Vabbè, ti veniamo normale allora. Ah, si è deboli anche a questo. Allora. E ti farà fuori lei. Tanto ne abbiamo già catturato uno, quindi. Vediamo quante punti esperienza e soldi ci dà. Buono, buono. Faccio Lucazza. Riduce l'attacco di tutti i nemici per 3 turni, questo lo voglio. Cosa togliamo? Danno da fuoco leggero a un solo nemico, danno da fuoco medio a tutti i nemici, danno da fuoco medio a un solo nemico. Via lui. No, non mi serve cambiarli, siamo arrivati qua. Giusto. Ci manca l'ultimo seme, quello blu. E sarebbe bello avere anche una stanza di salvataggio, perché... Facciamoci il giro lungo. Poi l'ho chiamata. Scusate un attimo. Allora, salvataggio completato. Perfetto. Allora, qua abbiamo i comandi. Questi dovrebbero far esplodere, giusto? Esatto. Vediamo che arrivi. Fa, non ce n'era uno.
Senti, vabbè, dai. Andiamo sempre a cazzo duro. Allora, qua abbiamo affrontato tutte e due. Qua si torna indietro. Là c'è uno rosso. Preso. E ci sarà lui. Ah, non uno, tre. Bene. Due tecnici. Allora subito, però faccio questo a sto punto. Perfetto, quello sì, ce lo stavamo perdendo. Te abbiamo fatto un sacco di... C'è un ascensore, pensi che sia... che si possa andare di là? Anche dalla mappa sembrerebbe così. Tuttavia con il sensore infrarossi acceso, con il sensore infrarossi acceso non possiamo procedere. Ah minchia, qua dopo ci sono... eccolo qua il mini boss, mi ricordavo che era prima di una porta. Pare che non possiamo proseguire senza prima fermare quella pressa. Non vi sembra che quel robot laggiù si comporti in un modo strano? Continuo a rispettarlo pur vedendo i colleghi collassare per l'eccesso di lavoro e controllo. E è controllo mentale, sono stati portati a uno stato di sovradattamento. Sovra cosa? Quando una persona viene costantemente oppressa si abitua a quella condizione. Qui viene sfruttato questo stratagemma psicologico. Ho vissuto sulla mia pelle, l'ho vissuto sulla mia pelle per anni. Quindi questi robot esistono perché mio padre è conscio di sfruttare i propri dipendenti. Sì, dobbiamo stare attenti però, dubito che riusciremo a comunicare con loro. Probabilmente appena ci avvicineremo verremo attaccati. E dovrebbero essere tre ondate se non ricordo male. Perfetto. Trenta secondi, sì, lo sappiamo. Go go go. Già, ma senza fermare la pressa dubito che riusciremo a raggiungerlo. Solo ne aveva bisogno, vabbè. No, era il vento che ci serviva. Dove? Eccolo. No. Oh!
veramente che botto. Buoni punti esperienza, armatura. Sì, lo sappiamo. C'è bisogno che ce lo fai vedere ogni volta. Facciamo fuori pure questo. Prova il vento e la luce, perfetto. Stiamo perdendo troppo tempo, dai. Dovrebbe darci roba interessante, eh? Con 5 o Futaba. Pensavo di più. Allora, noi arrivavamo da qua, se non sbaglio. No, non arrivavamo da qua. Non c'è niente. No, manca per i sasecchia. Allora, andiamo avanti. Questo ci faceva veramente male. Infatti, quando arriviamo al gioco, mettiamo quello che resiste agli attacchi fisici. Se ce la facciamo, eh. Bene. Era, dove era lei? È vero che potevamo parlare per farlo andare via. Vabbè. Fuoco alla resistenza. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse. Dobbiamo capire dove andare, però qua non abbiamo guardato. Là? No. Sì.
Fai pure. Bisogna capire dove andare però qua. Dobbiamo ribloccarla. Vabbè, il problema di sta parte è proprio questo. Allora, di qua. No. Da là siamo arrivati. Siamo arrivati da qua. Questa non si blocca. Cazzo, siamo venuti a fare qua. Tutto sto casino per... Boh, non mi ricordo, vabbè. Mia. Forse era di là. Andiamo a vedere. Però non ha senso. Scusa, eh. Vabbè ragazzi, non voglio che duri troppo, quindi salviamo e ci vediamo al prossimo video. Non siamo arrivati alla stanza di salvataggio. Allora ragazzuoli, al prossimo dovremmo fare quella boss fight lì, trovare l'ultimo seme e assicurarci la strada sicura, e poi penso di riuscire a finirlo il palazzo nel prossimo episodio, se non al prossimo, se lo faccio leggermente più lungo, se non al prossimo quello dopo ancora, ma in due episodi dovrebbe essere finito. Detto questo, al solito fatemi sapere cosa pensate, cosa state facendo voi, dove siete arrivati, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi, ciao!